Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 11 marzo del 2020. Per me è il terzo giorno, diciamo, di quarantena o di contagio coronavirus. E, siccome molti di voi mi scrivono in privato, su WhatsApp, su Messenger, devo dire che anche sul sito nicolaporro.it, ragazzi, io non ce la faccio veramente a rispondere a tutti quanti voi per l'affetto che molti di voi hanno nei miei confronti, quindi non vorrei essere maleducato. Ho detto che non vorrei fare una sorta di comunicazione alla Grande Fratello, alla Casalino, alla Conte di quello che mi sta succedendo. Una brutta influenza che però qualche piccolo riscontro ve lo posso dare all'inizio di queste zuppe che comunque, come avete visto, ho cercato di fare sempre anche in, diciamo, un po' contagiato. Allora, la situazione è molto semplice: la mattina ho 37 di febbre e la sera sale a 38, 38 e mezzo, 39. Ciò, questo robino qui con cui vedo, mettendolo nel dito, quanto ossigeno ho nel sangue, che è la cosa fondamentale per non essere ricoverati, questa roba qua, ed è abbastanza buono. La tosse sotto controllo, vedete, oggi addirittura sto con 97, mi sembra, quanto ci sia scrittura, 96-97, quindi insomma, perché questo a questi livelli non ci sono grandi problemi. In più c'ho il mio santo in paradiso, se posso definirlo così, il mitico dottor Antinori, che lo ringrazio sempre, tutto lo Spallanzani, e ha fatto bene il foglio oggi, ad esempio, a iniziare a fare una sottoscrizione per lo Spallanzani, perché io devo dire la verità che un ospedale super efficiente e poi anche umanamente straordinariamente, come possiamo dire, vicino. Allora, questa è la situazione. La mattina sto in forma, la sera no. Come nelle influenze, purtroppo. La sera sapete che aumenta sempre la febbre, quindi non c'è bisogno di tenere duro, stiamo tranquilli e vediamo cosa sta succedendo sui giornali. Perché, se posso dire, quello che io vedo sui giornali è che molto tranquilli i nostri cialtroni che ci governano non sono, ogni giorno cambiano idea e ogni giorno danno il senso di aver svoltato, grazie a questa emergenza, la loro presenza ancora a questo governo. Io mi dico, la crisi peggiore con la classe dirigente peggiore. Cioè, quando io leggo oggi che Conte dice non voglio nominare una bandiera a fare il commissario straordinario, intendendo per quella bandiera Bertolaso, beh, insomma, e penso che lo staff è fatto da Rocco Casalino, quello che no, i decreti si vengono a sapere un'ora prima o due ore prima, viene fatto dai suoi assistenti legali che hanno previsto delle gare Consip per comprare i ventilatori, delle gare Consip, cazzo, per comprare i ventilatori. Quando vedo, lo dice oggi La Verità, non so se sia vero, ma insomma dovrebbe essere vero e verificato, cioè che negli altri paesi a parità di malati ci sono minor morti perché funzionano meglio rianimazioni, non funzionano meglio, ce ne sono di più di rianimazioni. Quindi la prima unica cosa che avremmo dovuto fare, prima di dire tante cazzate come ha fatto questo governo, era occuparsi di riempire gli ospedali di ventilatori, tutte robe che non abbiamo fatto, perché il nostro Presidente del Consiglio non vuole la bandiera, perché la bandiera vuole essere lui, l'avete visto? Si mette il golfetto con Casalino neanche più alla sua destra, perché giustamente se ne vergogna, ma ovviamente dentro la sua testa come se fosse il Manchurian Candidate. Beh, insomma, spiega quello che deve avvenire, cambiando quattro decreti uno dietro l'altro. Ma voi, semplicemente, io vi dico, mettete in fila i numeri dei morti, dei contagiati e del numero dei decreti completamente contraddittori che abbiamo fatto uno dietro l'altro, come fa un paziente debole già com'è l'Italia a resistere a questo governo di cialtroni? Voi me lo dovete dire, non è che la colpa sia del governo, ma io oggi ho letto su tutti gli altri giornali stranieri, ad esempio Macron e cosa dice? Ragazzi, forse arriveremo nella fase 3, dice il Figaro, l'unica cosa, dobbiamo fare disciplina, dobbiamo, una volta tanto i francesi devono avere la loro disciplina, devono contagiarsi di meno, devono stare attenti, e Macron dice comunque cercheremo, ricordatevi che l'influenza crea 10.000 morti all'anno, l'influenza, dice Macron. Io non so se sia giusto o sia sbagliato, e ci sarà un disastro anche ovviamente per loro, però quello che io sto cercando di dire è che ha il senso di essere governato. Qui non ha il senso di essere governato. Chiedere le aziende oggi vuol dire non ripartire domani, dice qualcuno, che è l'altra grande questione. Corriere della Sera
Oggi dice la Lombardia più chiusure, però la Confindustria, anche se ci sono delle retroscena che vedono il presidente della Confindustria Lombarda, Bonometti, insomma, fare un inizio di trattativa, dice ragazzi attenzione a chiudere le fabbriche, attenzione, perché se qua chiudiamo l'Italia, poi sti ventilatori fra 20 anni, fra 30 anni ci vediamo in faccia, nel senso che siamo tutti morti dal punto di vista economico, avremo forse qualche posto letto in più in queste ore, ma avremo meno posti di lavoro, molti meno posti di lavoro in meno nei prossimi anni. Io ho trovato straordinario oggi il pezzo di Alesina e Giavazzi e lo dico preoccupato, perché questi sarebbero i liberali. Giavazzi e Alesina sarebbero i liberali. Io resto ancora un liberale anche nel momento dell'emergenza, anche nel momento in cui mi sono beccato sto cazzo di virus che vi assicuro preferirei stare in televisione a raccontare come stanno le cose piuttosto che essere bloccato qua e sono soltanto al terzo giorno. Io vi dico che cosa ho letto oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, a firma di soi-disant professori liberali. Bene il decreto, tutte le stronzate che devono dire su questo decreto, questo, scrivono, questo non è il momento di disquisire di libertà personali. Avete capito? Questo non è il momento di disquisire di libertà personali. Abbiate pazienza, per me è sempre il momento di disquisire di libertà personali. E che due cazzo di professori si permettano di dire quando e come non deve essere il momento di disquisire di libertà personali è la via per la schiavitù, cosa che loro di von Mises evidentemente non hanno letto, non hanno capito. Fanno i liberali, sono dei comunisti di merda. Questo non è il momento di disquisire di libertà personali. Siamo matti. E chi è che le decide le cose? Conte? Casalino? Speranza? Borelli? Quelli che fanno le gare alla Consip? Io vi prego, prego a quei pochi che mi ascoltano ancora qua su questa zuppa. È nei momenti dell'emergenza che si capisce, oltre alla tenuta di un paese, alla forza di una nazione, alla capacità di risposta delle nostre imprese, ma anche alla tenuta delle nostre libertà. Noi possiamo e dobbiamo disquisire delle libertà personali sempre e comunque, cazzo! Anche se c'è un virus! E se Giavazzi e quell'altro non sono d'accordo, è un problema loro! E in un paese normale questi qua vengono considerati dei comunisti o dei fascisti, a pensarla così. È simple as that, direbbero loro che parlano meglio l'inglese forse che la lingua di Dante e delle libertà. Questo non è il momento per disquisire di libertà personali. Tra l'altro, le libertà personali compresse in questo momento sono state compresse, come spesso avviene, in maniera cialtrona. Tu puoi viaggiare, dove puoi andare, puoi uscire, per quale vuoi uscire, devi avere il lasciapassare. Io ho visto una straordinaria, come si chiama, meme che sta girando con il grandissimo... Come si chiama quello Andriese, amico mio? Sto male, non Voldi, che saluto, che mi ha mandato un sacco di mangiare. Dai, sono Banfi. Banfi che fa questa scena straordinaria in cui dicono ci inventiamo il lasciapassare. Dovete vederla, vi sarà arrivata su WhatsApp, è straordinaria. Poi i giornali oggi se la prendono molto con Sala, lo fa sia Piero Colaprico, sia Gianni De Felice, perché dicono, insomma, Sala era quello che diceva Milano non si ferma, e poi dopo è quello che oggi sta fermando tutta Milano, perché vuole che sia tutto fermo e tutto così chiuso e senza possibilità di aumentare i contagi, che, ripeto, ovviamente negli ospedali si fanno sentire. Riguardo alla questione di Bertalaso, mi è arrivata un'altra indiscrezione oggi sui giornali che è straordinario. Ha capito Conte, tra un po' lo faranno capire, perché anche il vanitoso e narcisista Conte capirà che non può sempre andare lui a fare le conferenze stampa per dire come sta sollevando il paese, cioè come lo sta distruggendo. Metteranno un commissario straordinario. Hanno capito che Borrelli, che è un amministratore di condominio, difficilmente può farlo, e hanno avuto questa idea geniale. Arcuri, oggi gira questa cosa Arcuri. Io non ho nulla contro Arcuri, sarà straordinario il capo di Invitalia, però stiamo parlando, sapete di chi stiamo parlando? Di quelli che sperano di avere una nomina nelle prossime giro di nomine e che spera di fare il commissario straordinario. Allora, il commissario straordinario non è un politico, non è uno che vuole diventare amministratore delegato dell'ENI, non è uno che nel futuro potrà fare il presidente di Finmeccanica, non è uno che deve prendere 500.000 euro, è uno come Bertolaso che convive con tutti i governi,
fa come cazzo gli pare lui, viene preso dall'orecchio quando e come e solo se il Presidente del Consiglio e il Governo vogliono prenderlo per l'orecchio, ma è completamente indipendente da quello che è il suo futuro, sia politico sia soprattutto finanziario ed economico. Questo è un commissario, anche perché l'emergenza la deve gestire un commissario, non il politico. Il politico deve occuparsi di tutto, non solo dell'emergenza, ma invece quello ha vestito il piano, non gli pareva vero, professore Borgiano, prima si è trovato avvocato del popolo, poi si è trovato Presidente del Consiglio, poi si è trovato commissario dell'Italia, poi si è trovato nei pieni poteri, e voi vi rendete conto che abbiamo Alesina e Giavazzi che dicono che questo è il momento in cui non bisogna disquisire di libertà personali. Ultima cosa riguarda cosa farà il governo, e anche lì ho un'impressione molto chiara, perché questi sono dei pazzi, capisco che è difficile, tutto difficile, ma il governo si occupa dei congedi parentali, degli aiuti, delle casse integrazioni. Ragazzi, questo riguarda solo i lavori dipendenti, là fuori ci sono milioni di persone che sono i più deboli, che non hanno lavori dipendenti, autonomi, partite IVA, piccole professionisti, piccole aziende. Stiamo parlando del 90% del lavoro autonomo italiano, che è fatto anche di piccoli lavoretti, di piccoli escamotage, di collaborazioncine. Secondo voi che cazzo me ne faccio io del rimborso della babysitter? Nel 90% uno c'ha quella a cui gli dai 10 euro. Questi pensano veramente, ragionano come dei consiglieri di Stato, con tutto il rispetto, ma il mondo non è fatto da consiglieri di Stato. Ma purtroppo in Italia da tantissimi lavoratori indipendenti. Ultima cosa è cosa ne pensano nei giornali internazionali. Di Macron vi ho parlato, e il Paese dice che il presidente Sanchez dice che nelle prossime settimane sarà drammatica. Toc toc! Ma non doveva essere la settimana scorsa, ci avevano spiegato Istituto Superiore della Sanità, governo, che era la settimana decisiva? È straordinario, è la settimana decisiva. E quando vi dicono è la settimana decisiva e poi dopo scopriremo qualcosa, e questa è la settimana decisiva, e tutti vogliamo stare a casa, e chi non ha casa è un bastardo. Fra 2 settimane che stiamo a casa, chi non sta a casa è un bastardo, è un traditore. Fra 3 settimane, fra 4 settimane, fra 5 settimane, fra 6 settimane, fra 2 mesi che stiamo tutti quanti a casa con Conte e Casalino che ci dicono quanto e come possiamo uscire. Ragazzi, è possibile che non vi rendete conto che questi sono matti. Figaro, ve l'ho detto, New York Times, il fondo del New York Times di oggi è la vita in Italia ai tempi del coronavirus. Bene, intanto per fortuna c'è qualcuno che continua a lavorare, lo fanno Salini, Impregilo e Fincantieri e il sindaco di Genova Bucci, hanno messo ieri i 100 metri di ponte Morandi, perché grazie al cielo spero che questo paese riprenda a lavorare, e complimenti a loro e ai giornali che ne parlano oggi. E l'ultima cosa è riguarda il Wall Street Journal, che saranno contenti, e poi ci attaccano a noi, no, noi fascioleghisti, non so come cazzo ci hanno definito quando criticavamo questo governo, i cretini di destra. I cretini di destra, invece di essere d'accordo con Giallesina sul fatto che questo non è il momento di disquisire delle libertà personali, magari notano su Wall Street Journal che oggi Putin ha deciso in Russia di prorogare il suo potere fino al 2036, se dovesse passare la legge costituzionale che stanno cercando di approvare alla Duma. Può anche andare bene per loro, però insomma, ecco, i russi facessero queste leggi costituzionali, l'idea io di avere i pieni poteri tra Arcuri, Borrelli, Conte e Casalino, abbiate pazienza, mi sembra un incubo molto peggiore del coronavirus che mi ha pizzicato e che fra qualche giorno spero mi lascerà e mi permetterà di essere un po' più efficace in queste zuppe. Bene, vi do un grande consiglio. Allora, cosa sarebbe il tuo consiglio? Cosa dovrebbe fare l'Italia, dice Maria? L'Italia dovrebbe continuare a lavorare nei limiti del possibile, questo dovrebbe fare. Vi do un subito un abbraccio, vi dico appuntamento domani, ciao.